Cioè, questo scemo qua, che non sembra, ma ha fatto. Cioè, prima fa un film con me, con Nicola Nocera, poi fa un film con Al Pacino, davvero, dove interpreta Al Pacino da giovane, è un film che si chiama Danny Collins, capito? Tu passi da me a quello, e, cioè, è un Chissà dramma. dopo cosa succederà. Pensa dopo con chi Cioè, cosa c'è, succederà? cioè, ti chiama Dio e ti dice scusami, vieni a interpretare me stesso perché mi serve uno, perché l'escalation è quella, lo step successivo, Lo ciao. step successivo è che se no voi due fate John Belushi al Pacino, John Belushi al Pacino in un film vostro. In un film di noi due? Certo. C'è un progetto in Ci corso, sono, in realtà. guarda, non ci mettere limiti a noi No, due. io non ve li metto Ci proprio. stavo Stai pensando. attenta. Cioè, se noi arriviamo, arrivano i caschi blu, ricordatelo. Aiuto, ho Anche paura. no. Lavoro. Ma parliamo di questo film, ovvero delle frise ignoranti. Voi siete due dei quattro, delle quattro frise. Ti è piaciuto il film? Io vi confesserò che non sono riuscita a vederlo perché sono arrivata Ma tardi. io blefano, No, sta bluffando no, no, ho veramente. mandato il Dillo. collaboratore e Dì mi la sono fatta verità. raccontare dal collaboratore che cosa, insomma, se gli Ho era piaciuto, capito, ma a lui lui è era, a piaciuto. lui è A lui è piaciuto, piaciuto, lui è piaciuto ma. e l'ha trovato divertente, si è riso e quindi Addirittura sì. ha riso. Ha riso in una C'è speranza. commedia. C'è speranza, ragazzi. Beh, Ha riso, mi ha detto che non ha pianto, quindi, cioè, vabbè, senza raccontare tutto il è un resto, insomma, in duro. quel Ah, non ha momento lì, pianto al finale. quello Ah, ho no, lui ha fatto capito. uomo Ma noi duro. dovevamo fare, come ha fatto la Disney, quando ha fatto Up. Noi, io mi ricordo quando sono andato a vedere Up, sono andato là, bello figo, c'era Giannini che faceva la voce, ti ricordi che Sì. disse l'ho doppiato in un giorno, in un Sì. pomeriggio? Cazzata, ma lo dice pure di Ecco. Shining. Di Giannini, quando noi facevamo un concerto sperimentale, lui era il nostro maestro e diceva io Shining l'ho doppiato in un giorno, in un pomeriggio! Diciamo cazzate, dai. Però ce la siamo sempre bevuta, vero? Da? Sempre. E ero andato a vedere quella roba lì per vedere quel film. Dico, cavolo, c'è Giannini, metto gli occhialetti 3D, pieno di bambini, le cose. C'è quella sequenza di quei 3 minuti. Io piango come una fontana. Adesso l'ho vista 50 volte. Sì. Vabbè, comunque, niente. Ecco, dovevamo fare così. Parliamo delle frise. Parliamo delle frise ignoranti. Bravi. Film di Antonello De Leo e Pietro Lopreno, Che allora non prodotto. fanno piangere. Che non Fino ad fanno ora non fanno piangere, che piangere. non fanno Per piangere e non ridere. fanno neanche, cioè nel senso, perché dici che è bello. No, è È piaciuto, piaciuto, è ragazzi. piaciuto. Due Voi volte l'ha detto. raccontatemi un po' i vostri ruoli all'interno di questa band, un Io po' sgangherata. sono quello posato, vero? No, io sono quello posato. Io sono il tastierista, diciamo quello un po' più serioso della band, no? Che è squattrinato, ci tiene che questa band funzioni, non tanto per amicizia, in realtà perché ha bisogno di soldi, perché deve. Ha la moglie, il figlio e quindi in realtà anche per amicizia. Lui invece è il pazzo della Io situazione. sono un pochino pazzo, un pochino franchino, che insomma si vede anche dalla locandina, sono bello lì disteso sul nostro furgone. Franchino è quello completamente, totalmente pazzo del gruppo, che si diverte a fare casino, ma soprattutto è quello più figo di tutti, perché tutte le scene di sesso del film sono le mie. Tutte Sì, è andata le. bene Mi è questa andata cosa. da Dio. Oh, io c'ho una scena di Andata sesso con bene. Eva Riccobono. Cioè, ma quando cavolo mi ricapita a me? Soprattutto speriamo che non ricapiti a lei, perché poraccia. Cioè, non è. Tra l'altro, nel film c'è quasi subito, ve la dovete godere perché è veramente una specie di bue che ha questa cosa con questa meraviglia. Che Eva è proprio bella. Eva è bella. Quanto è bella Eva? È be bella Eva. Che si può dire? E che devo dire? E combinando disastri uno dopo l'altro, Franchino muove la macchina, che in realtà è mossa ab origine dal. Dio, ho usato il latino, scusami. È mossa all'inizio Non dire da. troppo, No, è mossa all'inizio. però. È Non mossa posso all'inizio. dire. All'inizio. Esatto. Tra l'altro, questo è un viaggio. Di solito si dice: no, non importa la meta del viaggio, conta il viaggio in sé Sì. per sé. Qui in realtà diciamo che è importante sia il viaggio che la meta, però che uno. Che lo sta domando? Sì, Non c'è una domanda più bella che no, questa. sì, sicuramente c'è una trasformazione, no? Perché ovviamente anche poi quello che muove il viaggio, no? Che è appunto la ricerca del padre. Beh, non l'ho detto io, lo devi dire tu. Ma questo si può Certo, dire, dai. questo si può Vabbè. dire, no? Adesso si offende. No, dai, rispondi tu. No, No, rispondi tu. Ha rispondi fatto tu. una domanda intelligente, non sono all'altezza. Rispondi tu. Sì, è importante il viaggio, è importante la meta, anche perché ho sentito dire una cosa bellissima prima in conferenza. Le frise ignoranti partono ignoranti, davvero, nel senso che ignorano, e diventano consapevoli alla fine del viaggio. Diventano quattro amici, ognuno di loro ha avuto il suo percorso, e l'amicizia che torna a Anche avere. le dinamiche di Esatto. amicizia, infatti, tra le loro cambiano. No, in realtà il film è carino, cioè, mo non è per dire, il film è una commedia, è divertente, la gente ha riso, si sono divertiti, quindi perché devi parlarne male?
Vero, no, scusatemi, non volevo. Raccontatemi, in conclusione, se è successo un momento divertente, particolare, visto che voi quattro amici vi siete, insomma, siete stati un po' costretti a stare insieme alla fine, sì, no? Sì, non ci siamo scelti fra di noi, ci hanno scelti. Noi due però ci conosciamo da 12 anni, cioè noi ci vogliamo veramente bene. E quindi purtroppo noi abbiamo vissuto un mese insieme che è stata la sua... Io non sono ciccione come sto là, perché stavo in Puglia, ho mangiato come un disperato, ma mo sto meglio, ho perso 9 kg rispetto a come stavo là, sono tornato me stesso, ma lì mangiavo... Hai mangiato pure tu, ti ricordi? Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, ragazzi, che cosa abbiamo combinato? No, certamente, personalmente girare in Puglia mi riempie di gioia, praticamente da pugliese ogni volta che c'è una possibilità di girare in Puglia è fantastico, quindi poi mi sono trovato bene con il cast. Meglio in Puglia che non a Los Angeles? Vai avanti, questo è un colpo basso. Questo è un colpo molto basso, però va bene così. No, quindi cioè, è stato fantastico girare con questo cast, con l'unità del gruppo. Questo siamo, per quel che mi riguarda, mi ha dato la pace e la gioia. Sì, sì. Perché vi fate ridere? Perché vi mettete di buon umore? Come dei pagliacci, no, cioè, da serie, vi mettete di buon umore. Allora, diamo... Non mi hai ancora visto nudo, penso. Credo. Allora, facciamo così: invitiamo tutti quanti al cinema, ovviamente, il 23. Che ci avete da fare poi il 23? Capito? Che dovete andare a vedere gli Avengers? No, dovete venire a vedere Frise Ignoranti, vero Davide? È più bello lui di Robert Downey Jr. Questa è proprio cazzata. Proprio... però, no, serio, 8 secondi di serietà, conta fino a 8. Siccome viviamo in un paese in cui il primo weekend è fondamentale per un cinema, per un film al cinema, se volete vedere Frise Ignoranti, andatelo a vedere da giovedì 23 subito e fateci sto favore, perché magari poi il film resta in sala e magari piace anche agli altri che possono avere la possibilità di vederlo. Anche perché è un film che comunque prende più fasce d'età. Questo è una cosa. Il fatto che sia molto pugliese, perché è la prima commedia, vera commedia di origine pugliese, DOP, è vero, però questo essere tanto radicato nel territorio la rende una commedia che può anche essere vista da Sondrio a Gallipoli, non solo da Candela a Gallipoli. E poi magari qualcuno che non conosce la Puglia così la scopre. Bella la Puglia. Ragazzi, venite a ballare in anche Puglia. Anche la Basilicata. Anche la Basilicata, perché c'è un pezzo di Basilicata. Ferrandina, è vero, la Puglia e la Basilicata, poi si mangia bene ovunque, da quel pezzo da Matera in giù, è tutto bello, no? Beh, sul mangiare siamo sempre coperti. Quindi, Davide, Nicola, appuntamento, cinema, 23. 23. 23, veniteci a vedere, se vi piace fatecelo sapere, se non vi piace, no, non ci chiamate, non dite niente, non lo dite manco agli altri, perché avete preso voi la fregatura, fatela prendere pure agli altri, no, scusami, no? Fan week, capito? Che quando andiamo sul Libero si apre Fan Week. Ma quella sei te che quando sto là e poi uscirà scritto Donatiello e Nocella insieme, chissà che cosa vorranno fare. No, stiamo a presentare un film. Hai capito chi sono loro? Che quando sto là su... Ah, vabbè. Va bene, allora, un grande saluto agli amici di Fan Week. Non vedo l'ora di rivedermi quando andrò a cercare la mail e di molto bestemmiarmi. Grazie. Ah.